Dunque, il dialogo non è un abbellimento in più, una ciliegina sulla torta, il dessert, se c'è bene, è più bello, ma se non c'è, l'importante è l'economia, l'importante le scelte, le leggi politiche, avanti le riforme, poi il dialogo, anche se c'è un po' di dialogo, così, con il tempo libero, così. No, no, il dialogo è il fondamento. Il dialogo è il piatto su cui mangi, il dialogo sono le posate, il bicchiere, il tavolo. Non c'è niente, non puoi, devi prendere la roba direttamente dalle pentole con le mani se non c'è il dialogo. Ecco, è il metodo indispensabile per la politica, per l'economia, per la società, per tutto. Ecco, questo dobbiamo capire, questo sta cercando di farci capire il Papa. Questa conversione totale, questa rivoluzione copernicana, da mettere il dialogo come uno dei satelliti che girano attorno all'organizzazione della società, a metterlo al centro, è il sole. Al centro della società deve esserci il dialogo, non alla periferia. Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza se non attraverso un dono sincero di sé. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell'incontro con gli altri. Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. La vita sussiste dove c'è legame, comunione, fratellanza. Ecco. Perché il dialogo? Perché siamo fatti per il dialogo, siamo fatti per l'incontro con l'altro e i valori li troviamo nell'incontro con l'altro, nel volto dei poveri, ascoltandoli. L'amore fa uscire la persona da sé, l'amore fa uscire la persona da se stessa verso l'altro. Siamo fatti per l'amore. Non posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo gruppo. E nemmeno la mia famiglia. La mia relazione con una persona, se è sana e autentica, si apre agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. I gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali che ci si costituiscono come un noi contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di egoismo e di mera autoprotezione. Ah sì, io dialogo con la mia famiglia, dialogo nella mia coppia, dialogo col mio gruppetto, che la pensiamo uguale. No, no, il dialogo è dialogo se a 360 gradi, se con tutti, se apertura, se possibilità di dare spazio a chi mi dice un'idea diversa, un punto di vista diverso. Se no, ecco, non è vero dialogo, neanche nel piccolo gruppo, perché un leader che parla, tutti seguono a ruota come caproni, rinunciando a ragionare. La mancanza di dialogo comporta che nessuno si preoccupa del bene comune, bensì di imporre il proprio modo di pensare. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative, affinché ciascuno possa accaparrarsi i maggiori vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi il bene comune. Ecco qua. Se al posto del dialogo c'è il conflitto, c'è la trattativa, non cerchiamo il bene comune, cerchiamo il bene personale. Siamo degli egoismi che si contrappongono. E quindi vogliamo perseguire il bene comune? Impariamo l'arte del dialogo. Ecco che il Papa, nelle prossime parole che citerò, cerca proprio di spiegarci come si impara quest'arte fondamentale, questo metodo indispensabile oggi più che mai. Dunque, il dialogo è un metodo e un valore oggi indispensabile più che mai. Lasciamoci guidare dalle parole del Papa in questa enciclica Fratelli Tutti per capirne qualcosa di più. Avvicinarsi
esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a compromettersi, cercare punti di contatto. Tutto questo si riassume nel verbo dialogare. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Non c'è bisogno di dire a che serve il dialogo, che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta il mondo a vivere meglio, più di quanto possiamo rendercene conto. Ecco, sono tanti gli eroi del dialogo. Sono molte persone che pazientemente tessono relazioni, tessono fraternità, incontro, ascolto, condivisione. Ecco, non faranno notizia, purtroppo. Ma sono coloro che portano avanti il regno di Dio, portano avanti i reali cambiamenti della società, non sono gli altri che fanno gli scontri. Tra l'indifferenza, certamente qualche volta lo scontro è indispensabile perché è talmente grande l'ingiustizia, ma è uno scontro che nasce dal dialogo, nasce dall'ascolto reciproco, ad esempio tra le vittime, tra coloro che sono oppressi, allora insieme ci ribelliamo per. Ecco, non è lì lo scontro per il mio interesse immediato, la mia impulsività, ma è lo scontro per aver ascoltato il grido dei poveri. Allora capite che è uno scontro diverso che poi genera poi un altro dialogo su un altro livello, quando l'altro comincia, l'oppressore comincia a essere costretto ad ascoltarci, allora ci rimettiamo in dialogo. Capite? È diverso. La lotta politica. Se fosse questo, se nascesse veramente da un dialogo, da un ascolto di chi non ha voce, allora porterebbe a un altro dialogo. Se invece la lotta per la lotta, per avere il potere io, non ho ascoltato nessuno, faccio come gli avvocati che difendono i mafiosi, devo trovare qualche cavillo, ma non sto difendendo una vittima, un innocente. Tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta, c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo. Un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali, la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia e la cultura dei media. Ecco, non l'indifferenza, quello è il contrario, ma neanche la violenza. C'è una terza strada. Ecco, magari dire la verità con grande forza, ma senza la violenza, perché la violenza sarebbe la negazione di quella verità che voglio testimoniare. Non farebbe più notare veramente quali sono i problemi, sposterebbe l'attenzione su qualcos'altro. Non è mai lo strumento la violenza. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso, un febbrile scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un'informazione mediatica non sempre affidabile. Sono solo monologhi che procedono paralleli, forse imponendosi all'attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi. Ecco, non c'è dialogo quando è dialogo tra sordi, chi parla più forte. C'è dialogo quando c'è quando si cerca anche di mettersi in discussione, di mettersi un po' nei panni dell'altro. La risonante diffusione di fatti e richiami dei media in realtà chiude spesso le possibilità del dialogo, perché permette che ciascuno, con la scusa degli errori altrui, mantenga intatti e senza sfumature le idee, gli interessi, le scelte proprie. Predomina l'abitudine di screditare rapidamente l'avversario, attribuendogli epiteti umilianti, invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. Il peggio è che questo linguaggio, consueto nel contesto mediatico di una campagna politica, si è talmente generalizzato che lo usano quotidianamente tutti. Il dibattito, molte volte, è manipolato da determinati interessi che hanno maggiore potere e che cercano in maniera disonesta di piegare l'opinione pubblica a loro favore. Ecco, più il dibattito è violento,
più lo scontro è senza ascolto reciproco e più i potenti ci controllano, perché loro sanno come prenderci per la pancia, loro sanno come dirci le cose che vorremmo sentirci per coccolarci un po' e poi fregarci. Ecco, allora cominciamo il dialogo tra poveri, non la lotta tra poveri. Capiamo che ci sono queste persone che vogliono controllarci e basta, no? Diamo noi voce a idee nuove, a proposte nuove. E veramente, se la colpa è sempre dell'altro. Se l'altro è sempre un demonio che ha sbagliato tutto, il significato è che non cambio mai io, che io ho sempre ragione. Forse anch'io ho sbagliato qualcosa, magari inconsapevolmente, magari non ero cosciente di una certa realtà, non ho tenuto conto. Ecco, sapersi mettere in discussione. Avremo bisogno di leader capaci di questo, mettersi in discussione. L'autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni e degli interessi legittimi. In un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l'altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di contatto e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme. La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l'informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere più adeguatamente la verità o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati. Che bello che c'è un dibattito, una discussione pubblica, che non sono date le cose per scontato. Anche lo strumento, ecco, della stampa. È giusto, fanno il loro mestiere, però deve essere costruttivo, deve fare anche delle proposte, deve vedere anche il positivo, non solo il negativo, perché se è tutto negativo, cosa mi stai proponendo? Mi stai proponendo il nulla. Ecco, se tu critichi in modo costruttivo, vedendo una cosa positiva e l'altra negativa, ecco che allora veramente mi aiuti a capire i problemi, ad approfondire. Ecco, ci sono tante persone che cercano di fare questo, però non è che sono tanto premiati, eh? Forse non fanno vendere, chi lo sa. Ecco, quindi tutte queste cose, anche il dibattito, anche la lotta politica, sono cose positive e utili. Ma devono essere quello che sono, devono essere secondo la loro vocazione, una ricerca del bene comune, non un allontanarsi dal bene comune. Occorre cercare di identificare bene i problemi che una società attraversa per accettare che esistano diversi modi di guardare la difficoltà e di risolverle. Il cammino verso una migliore convivenza chiede sempre di riconoscere la possibilità che l'altro apporti una prospettiva legittima, almeno in parte, qualcosa che si possa rivalutare, anche quando possa essere sbagliato o aver agito male. L'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Ecco, magari non sono d'accordo con te, ma io difendo che tu lo possa dire. Difendo il tuo diritto a dire la tua idea diversa. Ecco, questo è veramente il dialogo. Io voglio che ci siano punti di vista diversi, voglio qualcuno che mi stuzzichi un po'. Ne ho bisogno, ecco, per dare il meglio di me. La nostra società vince quando ogni persona, ogni gruppo sociale si sente veramente a casa. Nelle famiglie tutti contribuiscono al progetto comune, i litigi dopo sono riconciliazioni, le gioie e i dolori di ciascuno sono fatti proprio da tutti. Se potessimo riuscire a vedere l'avversario politico, il vicino di casa, con gli stessi occhi con cui vediamo i bambini, le mogli, i mariti, i padri, le madri, che bello sarebbe. Ecco, c'è un luogo dove viviamo normalmente il dialogo, anche lo scontro, ma poi per un progetto comune, perché c'è un'identità comune. È la famiglia.
E allora perché non cerchiamo veramente di vivere questa famiglia anche all'interno della società? Ecco qui, fratelli tutti. Proviamo a portare qualcuna delle cose che normalmente viviamo nelle nostre famiglie, anche nella società, e vedremo che si rinnoverà la società. Anche in questo senso la famiglia è fondamento della società, non solo perché certamente le famiglie fanno l'80% delle cose che sono necessarie e se lo dovesse fare lo Stato non avrebbe i soldi per farlo, ok? E quindi vanno sostenute, altro che. Ma anche perché la famiglia è il metodo per il convivere sociale, è il modello. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. L'obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore. Ecco, se il dialogo è così importante per la società, figuriamoci per noi credenti, figuriamoci per le religioni. Le religioni dovrebbero essere le esperte del dialogo, dovrebbero promuovere, e far vedere com'è possibile questo dialogo tra punti di vista anche diversi. E allora coraggio, facciamo l'estremismo del dialogo. Oggi c'è bisogno di un nuovo estremismo, l'estremismo del dialogo. Il dialogo sempre, il dialogo comunque, il dialogo con tutti, il dialogo in qualunque situazione, con qualunque persona. Estremisti del dialogo, cercare sempre il dialogo nonostante tutto, anche se siamo gli unici a farlo. Questo è veramente la rivoluzione, che genererà tutti questi cambiamenti di cui abbiamo bisogno oggi. Poteva mancare in un'enciclica sociale scritta nell'epoca che stiamo vivendo oggi il tema dei migranti, delle migrazioni. E tuttavia mi pare che il Papa, prima di affrontare questo tema, vuole affrontare un altro tema. Sono io che ho dato questa definizione, il colonialismo. Mi sembra che lui sta cercando di descrivere un nuovo colonialismo che è oggi più che mai presente. C'era il colonialismo del 1800, i popoli europei che dominavano tutti i paesi del mondo quasi, sfruttando, veramente utilizzando per i loro interessi, per le loro risorse, portando anche tanta violenza, favorendo la schiavitù, eccetera. E poi, piano piano c'è stato questo movimento per la liberazione di questi popoli e allora, dagli anni 50, 60, eccetera, tanti popoli si sono redenti e quindi adesso sono stati indipendenti. Eppure è nato un nuovo colonialismo, ecco, controllati attraverso, poteri economici, attraverso, come si dice, il debito internazionale, attraverso leader che erano finanziati, l'importante è che ci dai le materie prime, ecco, e quindi continuava in molti di questi paesi il controllo, da parte delle potenze occidentali, ecco, quindi c'era un secondo colonialismo, il neocolonialismo. Oggi sembra che sia un terzo colonialismo, ancora più subdolo, ancora più nascosto, ancora più ipocrita, ma se, non per questo meno invasivo. E perché ne parliamo? Perché è chiaro che se non ci fosse questa forza del mondo ricco a tenere giù poveri, i poveri della terra, il mondo in via di sviluppo, ecco, certamente non ci sarebbe tutte queste migrazioni. La maggior parte di queste migrazioni perché sono perché noi generiamo delle guerre, perché noi li teniamo poveri, dipendenti da noi. Allora è chiaro che molta gente che si sposta non si sposterebbe se non ci fosse la nostra azione, ecco, veramente violenta e subdolamente violenta, ecco, non ci accorgiamo neanche, forse non ne sono neanche più
i poteri politici, ma i poteri economici a fare i protagonisti di questo nuovo colonialismo. E allora proviamo a capirci qualcosa. C'è un nuovo colonialismo. Aprirsi al mondo è un'espressione che oggi è stata fatta propria dall'economia e dalla finanza. Si riferisce esclusivamente all'apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire senza vincoli né complicazioni in tutti i paesi. Aumentano i mercati dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L'avanzare di questo globalismo favorisce l'identità dei più forti che proteggono se stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. Ecco, oggi in questo mondo dove tutto è interconnesso, dove in poco tempo, si può portare merci da una parte all'altra del mondo, ecco che allora, se ne approfitta di sfruttare per esempio i lavoratori, di portare, le produzioni nei luoghi dove ci sono meno diritti, tutte queste cose terribili, e a volte anche di generare guerre per avere materie prime. Questo aprirsi al mondo, e se solo generare mercati, un mercato dove quello più forte domina quello più piccolo, è bella globalizzazione, bella fraternità. L'unica fraternità è quella di circolare le merci. Le merci possono circolare, sì, io ti vendo. Però tu non puoi venire nel mio paese, solo le mie merci da te. Ecco, questa è la nostra fraternità. Che bello. Non è colonialismo questo? Nascosto, subdolamente nascosto. Ecco, se loro non possono venire da noi, noi le nostre merci non potrebbero andare da loro, forse, no? Allora forse così avrebbe senso, no, ma quello non lo facciamo. Alcuni paesi forti dal punto di vista economico vengono presentati come modelli culturali per i paesi poco sviluppati. Invece di fare in modo che ognuno cresca con lo stile che gli è peculiare, sviluppando le proprie capacità di innovare a partire dai valori della propria cultura, nei settori benestanti di molti paesi poveri e a volte in coloro che sono riusciti a uscire dalla povertà, si riscontra un disprezzo della propria identità culturale, come se fosse la causa di tutti i mali. Ecco, il Papa ne sa, il Papa viene in fondo dalla Latino America, quindi conosce questi problemi dei popoli in via di sviluppo, conosce queste cose. E vediamo proprio come c'è anche questo colonialismo culturale, no? Bisogna imitare la cultura del vincitore, del più forte, e questo è un'altra forma di schiavitù, più subdola, naturalmente. Cominciamo a azzerare la cultura e poi sicuramente verranno dei vantaggi, capacità di controllare, di vendere le mie cose perché hanno la mia cultura. Demolire l'autostima di qualcuno è un modo facile per dominarlo. Attraverso i media e le reti si cerca di creare una nuova cultura al servizio dei più potenti. Da ciò traggono vantaggio l'opportunismo della speculazione finanziaria e lo sfruttamento, dove i poveri sono sempre quelli che perdono. D'altra parte, ignorare la cultura di un popolo fa sì che molti leader politici non siano in grado di promuovere un progetto efficace che possa essere liberamente assunto e sostenuto nel tempo. Non c'è peggiore alienazione che sperimentare di non avere radici, di non appartenere a nessuno. Una terra sarà fecondo, un popolo darà frutti e sarà in grado di generare futuro solo nella misura in cui dà vita a relazioni di appartenenza tra i suoi membri. Ecco, e questo colonialismo nascosto di fatto sfavorisce questa identità di questi paesi poveri. Ecco, di fatto è più facile controllarli se sono divisi. Pensiamo al caso degli Hutu e i Tutsi, no? Questo è del vecchio colonialismo, ma in modo più subdolo queste cose continuano. Questi due popoli che non erano due popoli, era lo stesso popolo, ma questa divisione è stata fatta perché i colonialisti utilizzavano certe famiglie, certe tribù a scapito di altre,
E allora quelli sono diventati la tribù privilegiata, odiati dagli altri, che è la maggioranza, che erano le tribù non privilegiate, e poi questo ha generato un odio finché sono stati i genocidi del Ruanda e del Burundi. Ecco, ma l'abbiamo generato noi questi odi, queste guerre terribili, l'abbiamo generate noi per i nostri interessi, capite? Che roba è questo colonialismo nascosto? E facciamo ancora queste cose qui. L'universale non deve essere il dominio omogeneo, uniforme e standardizzato di un'unica forma culturale imperante. Ecco, no al colonialismo culturale. Ci sono paesi potenti e grandi imprese che traggono profitto da questo isolamento e preferiscono trattare con ciascun paese separatamente. Al contrario, per i paesi piccoli e poveri si apre la possibilità di raggiungere accordi regionali con i vicini che permettano loro di trattare in blocco per evitare di diventare segmenti marginali e dipendenti dalle grandi potenze. Oggi nessuno Stato nazionale isolato è in grado di assicurare il bene comune della propria popolazione. E quanto si fa, ecco, per impedire che questi paesi si accordino, trattino insieme? Che è più facile trattare con uno che ha una piccola potenza, no? Economica, ma quando questi si mettono insieme, allora è più difficile fregarli, capite? E allora si trova il modo di porre dei veti. Pensiamo a tutta la questione del franco coloniale, no? Che adesso diventerà legato all'euro, la nuova moneta. Ma si deve sempre controllare. Come mai questa cosa qui? Sempre con le migliori intenzioni, per la pace, ma in fondo perché si vuole qualche piccolo interesse economico e tenerli sotto, ma prima o poi ce la faranno. Io veramente faccio il tifo per questi paesi poveri. Nella misura in cui loro ce la faranno, diminuirà anche l'eccessiva migrazione. Quando una determinata politica semina l'odio e la paura verso altre nazioni in nome del bene del proprio paese, bisogna preoccuparsi, reagire in tempo e correggere immediatamente la rotta. Ecco, questo colonialismo nascosto arriva fino a seminare l'odio. Ecco, continueremo a parlare di questo colonialismo nascosto, il terzo colonialismo e di come contrastarlo. In questo discorso di contrasto al colonialismo, il Papa si mette sulla linea. Ecco, iniziata con la grandissima enciclica di San Paolo VI, la Populorum Progressio. Ecco, di ciò che dice la dottrina sociale della Chiesa in questo campo e anche di altri documenti, ecco, che sono di tanti episcopati, ecco, regionali e non ultimo c'è anche dell'episcopato latinoamericano. Ecco, continuiamo a ascoltare le parole del Papa. La giustizia esige di riconoscere e rispettare non solo i diritti individuali, ma anche i diritti sociali e i diritti dei popoli. Il fondamentale diritto dei popoli alla sussistenza e al progresso a volte risulta fortemente ostacolato dalla pressione derivante dal debito estero. Il pagamento del debito in molti casi non solo non favorisce lo sviluppo, bensì lo limita e lo condiziona fortemente. Questa grande ingiustizia di questi debiti di questi paesi poveri che devono pagare gli interessi. E cosa sono stati usati questi soldi? Dai potenti di turno per le loro cose. Ma che aiuto era? È solo un investimento aiutare uno di questi paesi in via di sviluppo, magari con progetti più mirati, col microcredito. Troviamo nuove forme. Magari utilizzando proprio i migranti che vengono da noi, a mandarli nei loro paesi se vogliono,
formare delle aziende, a portare innovazione, ecco, anche aiutandoli, no? Ecco, magari sono proprio i semi di questa rinascita del terzo mondo, sono proprio le persone che sono venute qui e che hanno voglia di tornare a fare qualcosa per il loro paese. Succede anche all'interno dell'Italia, no? Chi torna alla propria regione d'origine a fondare qualcosa per la propria terra. Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi salviamo tutti o nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il pianeta. Se ci preoccupa l'estinzione di alcune specie, dovrebbe assillarci il pensiero che dovunque ci sono persone e popoli che non sviluppano il loro potenziale e la loro bellezza a causa della povertà o di altri limiti strutturali, perché questo finisce per impoverirci tutti. Siamo così collegati che non può esserci una guerra in Africa e non avere ripercussioni anche su di noi. È questo che dobbiamo capire. È nel nostro interesse veramente lo sviluppo di tutti i paesi del mondo. Tutti saremo arricchiti, non è una concorrenza, è un cammino comune il progresso. Ecco com'è importante questo discorso dei diritti certamente della persona, ma dei diritti dei popoli. Ecco, questo è importantissimo. Anche mettere in luce una fraternità non solo delle persone, ma la fraternità tra i popoli. Se ciò è stato sempre certo, oggi lo è più che mai. A motivo della realtà di un mondo così interconnesso per la globalizzazione. Abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico incrementi, orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Questo alla fine andrà a vantaggio di tutto il pianeta, perché l'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri implica creazione di ricchezza per tutti. Dal punto di vista dello sviluppo integrale, questo presuppone che si conceda alle nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni e ci si adoperi per incentivare l'accesso al mercato internazionale dei paesi segnati da povertà e sottosviluppo. Ecco, cominciamo anche ad ascoltare la loro voce. Forse loro stessi possono essere protagonisti di questo cambiamento. Non facciamo i paternalisti che abbiamo tutte le soluzioni, visto che ho i soldi ti spiego io che cosa fare. Insieme nel dialogo troviamo queste soluzioni. L'integrazione culturale, economica e politica con i popoli circostanti dovrebbe essere accompagnata da un processo educativo che promuova il valore dell'amore per il vicino, primo esercizio indispensabile per costruire una vicinanza cordiale tra i popoli. Ecco, cominciamo dal popolo che è vicino a noi. Ecco, queste guerre regionali che sono fomentate da un odio, o dal politico di turno, o dalle ideologie varie, fondamentalismi vari, che fomentano quest'odio tra quello che è vicino a te, che è uguale a te, è nato lì solo per caso. Terribile questo. Superiamo, queste forme che non faranno altro che favorire i poteri economici mondiali. Capite come la guerra tra poveri all'interno di un paese favorisce i potenti che ci dominano meglio? Così la guerra tra popoli poveri favorisce le multinazionali e coloro che dominano il mondo dal punto di vista economico. È la stessa cosa. I popoli poveri devono allearsi, non devono lottare gli uni contro gli altri con l'unico risultato di fare qualche vendita di armi in più. Diventa indispensabile lo sviluppo di organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali. Ecco. Ci sono le queste organizzazioni, rendiamole più efficaci. Ci vogliono coraggio e generosità per stabilire liberamente determinati obiettivi comuni e assicurare l'adempimento in tutto il mondo di alcune norme essenziali. Ecco, alcune cose devono essere dappertutto.
ad esempio i diritti dei lavoratori. Ecco, se globalizzassimo un po' i diritti dei lavoratori, allora non ci sarebbe più questa ricerca di quello da sfruttare di più, perché in fondo in tutti i posti più di tanto sfruttamento, più di tanta schiavitù non può esserci. Grazie a Dio, tante aggregazioni e organizzazioni della società civile aiutano a compensare le debolezze della comunità internazionale. La sua mancanza di coordinamento in situazioni complesse, la sua carenza di attenzione rispetto ai diritti umani fondamentali e a situazioni molto critiche di alcuni gruppi. Molte volte esse portano avanti sforzi lodevoli, pensando al bene comune, e alcuni dei loro membri arrivano a compiere gesti davvero eroici, che mostrano di quanta bellezza è ancora capace la nostra umanità. Ecco ancora qui i segni di bene. Cioè il regno di Dio avanza nonostante le grandi organizzazioni, ci sono queste aggregazioni, organizzazioni della società civile, le ONG, ci sono tante ONG che fanno tanto bene, no? O pensiamo a quello che fanno i missionari, che aiutano veramente lo sviluppo delle persone, stando con loro, stando con i poveri, e la gente che li aiuta, e poi va lì a dare una mano. Ecco, quanto fanno i missionari? Tantissimo, no? Che bello questo. Promuovono le persone, i popoli, dal punto di vista spirituale, anche dal punto di vista materiale, perché la salvezza è da tutti i punti di vista. E poi, certamente, quindi i primi protagonisti dello riscatto dei paesi poveri sono i paesi poveri stessi, e sono i popoli poveri, ma ci sono anche queste persone che si fanno prossime, si fanno vicine, si fanno compagne di strada.